Chissà, chissà cosa state combinando a casa, che state facendo a casa. Io vi immagino chi sta grigliando, chi ha la possibilità di avere un giardinetto esterno, chi magari sta giocando a carte, chi sta mangiando il cioccolato delle uova di ieri. Insomma, io vi immagino un po' in queste, chissà, comodamente sulla poltrona o sul divano. Ma la domanda vera, sapete qual è? Chissà cosa succede oggi, giorno di Pasquetta, in casa Guaccero. Boh. Mia, ma che cosa ho creato? È pronta la braccia, amore? Amore, è dalle 10:15 che ci lavoro. Sono le 4:15, è quasi ora di pranzo. Mamma mia. Certo che in questa Pasquetta, durante questa Pasquetta, non è come le altre volte, capito? Che uno va a fare la gita fuori porta. Amore, amore, scusami, stai sbagliando. Anche questa è una gita fuori porta. Sì, amore, fuori la porta del balcone. Ma che fuori porta è? Non è. Vabbè. Allora, amore, dimmi. Allora, visto che la braccia è calda, proprio giusta, io inizierei, se tu sei d'accordo, con le salsicce. Vai, no, amore, non ci sono le salsicce. Ah, ecco, come. Vai, allora facciamo la costata. No, amore, non c'è nemmeno la costata. Non c'è la costata. Allora, amore, facciamo il filetto? No. Il galletto? No. Amore, scusa, ma di carne, che cosa abbiamo? Amore, non c'è niente di carne, amore. Hai già mangiato troppo ieri, poi se no ti appesantisci. Vabbè, allora, giusto, ci sta. Vai con la bruschetta, amore, vai! No, amore, niente bruschette, amore. E perché, scusami, non ho capito. Amore, hai già... Ma tu ti ricordi quello che hai mangiato ieri, amore? Poi, se esageri, poi, quest'estate... Cioè, ti appesantisci, amore. Vabbè, voglio dire... Vabbè, vai con le verdure. No, vai. Amore, niente verdure, neanche le verdure stanno. Amore, il caciocavallo? Niente. Le scamorzine? No. Il tomino? Niente. Amore, ma che cosa devo credere? Che cosa ci sta là dentro? Te l'ho già detto, amore! Hai già mangiato troppo, poi ti appesantisci! Ma scusa, ma allora, là sotto che c'è, amore? Scusa, fammi vedere. Ta-da! Due bicchieri, non ho capito, amore, io a Pasquetta devo bere due bicchieri d'acqua? No, amore, non due, uno è mio. Ah, perfetto. Vabbè, sediamoci, amore, sediamoci, che adesso, aspetta. Ah. Oh, chi è? Indovina? Peppe e Antonella. Peppe Antonella, mamma mia quanto mi mancano quest'anno Peppe e Antonella. Salutami. Pronto? Dai. Uè Peppi, uè, tutto a posto? Antonella. Sì, un bacio grande da Bianca Antonella. Salutami Antonella, dici che mi mancano tanto i suoi manicaretti. Sono buoni. Ha detto Bianca che le mancano un sacco i tuoi manicaretti. Sì, pure a lei. Che state grigliando voi? Ho capito, che cosa stai grigliando tu? Il filetto, il galletto, e fatto pure il caciocavallo. Noi che cosa abbiamo cucinato? Niente! Niente proprio, niente. Ha fatto pure la pastiera, Antonella! Ha fatto pure la pastiera! È vero, come la fa lei non la fa nessuno. Cosa? No, dice che come fa lei la pastiera non la fa nessuno. È vero, Antonella, come fa la pastiera lei non la fa nessuno. Sei umile, amore, anche quella di Bianca, beh, è buona, eh? Va bene, ciao Peppe, un bacio. Scusa, perché hai fatto... che ha detto Peppe? No, perché Peppe ha detto che la pastiera di Antonella è buonissima. E poi? Ma e poi ha detto che anche la tua è buona, ma che quella di Antonella è più buona della tua, sinceramente. Che cosa? Ha detto Peppe, amore. Non... E come si permette? Mi ha che dire che ci sentono i vicini, amore. Mo vedi che ti combino, vedi? Un'altra volta, lo fanno ogni volta. Pronto, Antonella? Non so perché quando mi arrabbio mi esce il pugliese di più. Ma poi stava già il telefono. Allora, stai zitto! Scusa. Prima di tutto, se continui a far mangiare tuo marito come hai fatto mangiare ieri tuo marito in questo modo, quest'anno al mare l'unico costume che si potrà permettere è il costume di carnevale, prima cosa. Batman! Silenzio! Seconda cosa, la tua pastiera fa schifo! Ah. E in mangiare tu proprio che non sai cucinare. Pensa che l'ultima volta talmente era l'acqua di rose che ci hai messo dentro, che mi sembrava di mangiare... Hai presente la saponetta, quella, come si chiama? Quella dell'acqua di colonna di mio nonno. Uguale! Di mio nonno! Sei zitto! Scusami! Terzo! Sì. Vuoi sapere qual è l'unica cosa che sai fare meglio di me in cucina, Antonella? La vuoi sapere? Diglielo, amore. Lavare i piatti! Sì, attacca! Ah, così si impara, Antonella! Che c'è? Aspetta, amore. Che è? 7 kg in 7 no, giorni? Fatta così è strana. Amore, ma tu lo senti questo profumo? Sì, amore, ma da dove vieni? Mi sembra che arrivi dal terrazzo di sotto. Sì, amore. Guarda! Ma guardali lì, guardali tutti attorno a quel tavolo rotondo.
Guarda, guarda al centro di quel tavolo rotondo, ci sta un casatiello. Amore, no, ma aspetta, amore, però. No, amore, quello non è un tavolo circolare con il casatiello sopra. Quel tavolo cos'è, circolare, amore? Che cos'è? Quel tavolo circolare è il casatiello. Ma veramente? È il casatiello. Mamma, che bontà, amore. Guarda, quelli, guarda quelli, quelli del quinto piano di fronte, guarda. Ma guarda qui, quella grigliata di pesce che stanno facendo, amore. Ma dove? Di fronte, amore, al quinto piano, di fronte. Ma tu dici vicino quello su sdraiato? No, vedi quello che sta sdraiato sul lettino a prendere il sole? No, amore, quello non è un uomo sdraiato sul lettino. E che cos'è, amore? No, è uno spada intero sdraiato sulla griglia, amore. Veramente, sì, amore. Certo. E invece guarda quel del terzo piano di fronte, guarda. Guarda, guarda quella pancia di maiale che si scotta sulla brace, amore. No, amore, no. Quella è la pancia del vicino che si scotta sul lettino, amore. Fai fatto pure la rita. Onestamente, bravo, quando vuoi. Comunque, amore, posso dirti una cosa? Comunque, amore, godiamo. Veramente, non noi, non dobbiamo pensare a quello che fanno gli altri. Ci dobbiamo solo godere questa giornata, amore. Che meravigliosa, guarda, ecco, che sole. L'importante è godersi il giorno. Perché possiamo dirlo, potrebbe andare anche peggio. Cioè? Potrebbe anche piovere. Ma no, dai. Amore, spengo la griglia, sennò poi dopo non grigliamo niente. Amore, resta un altro po' qui sul balcone che io vado un attimo. Pollo, acchiappate! E su questo scivolone! Giampaolo Gambi! Bianca Guaccero! Comunque,